In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: perché allora parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo loro parlano con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertono e io li guarisco. Beati invece i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo vedono, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltate. Parola del Signore. Parli loro in parabole. Ecco, noi
diciamo, Gesù usava delle parabole per farsi comprendere meglio, perché usando gli esempi della vita quotidiana poteva entrare un po' ecco, nel cuore dei suoi ascoltatori. Ma in realtà oggi Gesù dà una risposta che non va in questa direzione. Lui dice che parla in parabole perché si possa compiere la parola di Isaia che dice: ascolterete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete. Sono diventati duri gli orecchi e hanno chiuso gli occhi. Ecco, Gesù ci sta dicendo che se noi ascoltiamo semplicemente la parola, ma poi non desideriamo conoscere la spiegazione vera, profonda, per fare un passo in avanti e ci fermiamo solamente a un racconto, questo non serve a nulla. Se invece come i discepoli ci si avvicina a Gesù e si domanda: Signore, aiutaci a comprendere meglio, facci fare un cammino, accresci la nostra fede, allora il senso della parabola è come una chiave che apre la porta dell'amore di Dio per un cammino della nostra fede. E quando ci viene chiesto anche a noi stasera della nostra vita, ecco, noi possiamo venire alla messa, ascoltare il Vangelo del Tuo e poi tornare a casa, ecco, senza aver cambiato nulla. Forse dimenticando anche il resto di quello che abbiamo ascoltato. Se invece la partecipazione della Cristina, l'ascolto della parola, diventa la sorgente per irrorare poi tutta la nostra giornata, la nostra vita, allora facciamo un passo in avanti. E anche se non vediamo Dio i nostri occhi, però Lui la vediamo perché ascoltiamo la sua parola. Oggi vogliamo anche iniziare questo anno della misericordia e della carità attraverso le scoperte anche delle opere di misericordia. Siamo nel pieno del cammino sinodale della Chiesa e in questo anno di ascolto ci siamo resi conto che ci sono tante persone che noi non vogliamo ascoltare, con cui siamo in debito di ascolto. È emerso anche nella nostra diocesi, dal cammino fatto nelle nostre parrocchie quest'anno, che l'umanità, la gente della nostra città, ha sete di rapporti veri, di relazioni profonde, di una chiesa più vicina, di una comunità parrocchiale come la nostra, che non chiuda gli occhi alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Ecco allora che il ministero del sacerdote non avrebbe compimento se non insieme a tutti voi, religiosi, laici, ecco, siamo insieme alla comunità in ogni cammino, non solo collaboratori, ma corresponsabili dell'annuncio del Vangelo e della testimonianza della carità. E allora il regalo più bello che potete fare oggi al nostro parroco e al sacerdote proprio questo, di fare un passo in avanti tutti insieme, sentirci corresponsabili di questo annuncio, desiderosi di raggiungere anche coloro che consideriamo gli ultimi del nostro quartiere. Ecco, Signore, Tu attraverso le mani di Padre Antonio, di ogni sacerdote, ogni giorno ci dai la grazia di stare bene, ci la tua parola, la tua presenza, ma queste mani consacrate, come il padre Antonio 43 anni fa, stringono le mani di tutti e insieme, prendendoci per mano, possiamo poi stendere queste mani verso gli altri. Ecco, abbiamo bisogno delle mani del sacerdote perché le nostre mani possono essere anche in qualche modo unte dalla misericordia.
Signore, grazie per tutti i doni che ci fai, fa che possiamo essere sempre pronti a non rispondere alla tua chiamata e a testimoniare la tua infinita misericordia. Siamo lodato.